museo è interamente dedicato agli studi di Carlo Starnazzi su Leonardo da Vinci e i suoi rapporti con il territorio aretino. Taglio del nastro sabato 16 luglio a Ponte Buriano del Museum Leonardo e l'Aretino, un vero e proprio centro di documentazione aperto a tutti i visitatori, che vuol fungere da promozione non solo del territorio di Ponte Buriano ma dell'intera provincia di Arezzo. Questo è, diciamo, è l'inizio. Noi abbiamo lanciato questo sasso nello stagno affinché tutti si rendano conto di darci una mano a cercare di far capire che noi abbiamo un tesoro e il 67% della popolazione mondiale conosce il quadro della Gioconda. Se noi riuscissimo a far conoscere che in questo quadro c'è il ponte di Ponte Buriano, avremmo fatto bingo. L'idea è quella di non far morire gli studi di Carlo Starnazzi, che per noi sono importanti anche dal punto di vista economico-turistico, perché ovviamente ci sono presenze che sono ancora tangibili e fotografabili. Era un uomo veramente straordinario, di un carisma e di una capacità professionale di far capire le cose in modo così, in linguaggio semplice che tutti potevano capire, e quindi c'è anche una parte di cuore, ovviamente, sì. Cosa potranno ammirare i visitatori? È uno spazio particolare, è un unicum in qualche modo, perché si tratta di un museo che illustra gli studi di una personalità, di uno studioso, quindi è un'operazione abbastanza particolare e anche raffinata, una sorta di centro di documentazione, se vogliamo, nel quale il visitatore, a pochi metri dal Ponte Buriano, potrà ripercorrere gli studi di Carlo Starnazzi, quindi la cartografia, perché da lì Starnazzi è partito, le mappe di Leonardo che ci dimostrano che Leonardo ha attraversato il nostro territorio e ha conosciuto e disegnato il ponte, e poi gli studi che hanno spaziato nelle varie vallate del nostro territorio provinciale, quindi Val Tiberina, Val d'Arno Superiore, le balze del Val d'Arno, piuttosto che appunto il calcinario a Cortona in Val di Chiana, per cui è, diciamo, uno spazio che permetterà al visitatore di accedere a 360 gradi alle bellezze, alle emergenze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio alla luce degli studi di Starnazzi relativi a Leonardo da Vinci.